L'anima del nobile. Ad un commento in un post dove si parlava dell'esistenza di Dio, ho aggiunto le mie divagazioni a questo commento. E questo è il commento. Chi ha conosciuto esseri superiori ovviamente è stato umiliato nel profondo. Se solo potessi trascrivere con parole la beatitudine, la pace inattaccabile, la meraviglia onorabile degli esseri di luce che vivono appena appena sopra di noi. Ne è seguito un commento in cui chiedeva come si chiamasse la droga che assumevamo. Così gli ho risposto. Ha diversi nomi, una si chiama fede, l'altra si chiama evoluzione e l'altra ancora che appartiene al tipo di mezzo per raggiungere certi stati di coscienza si chiama medianità. I pazzi sono felici, i normali sono banali. La fede è sintomo di coscienza. Purezza di spirito, nobiltà, rispetto, tolleranza, fratellanza, empatia, amore. Chi ha fede non può odiare, chi odia ha il suo cuore arido. Da troppo tempo non conosce l'amore. Chi ama è tollerante, felice. E vorrebbe fossero tutti felici e cercherà sempre di unire. Perché la felicità sia completa, occorre che anche quelli intorno a lui siano felici. Sarà delicato nei discorsi, pur affermando se stesso, ma con sempre il desiderio di conoscere il proprio simile. Aprirà le sue porte, aprirà il suo cuore al suo fratello, se glielo permetterà. Nei vari discorsi che ho letto anche su altri post, ho notato che gli atei usano sempre i soliti discorsi da bar. Ma davvero siete a quel livello di coscienza che vi fa vivere in quel modo banale, limitato, condizionato. A volte il mio cane mi guardava con amore, aveva una coscienza. La sua dignità non poteva essere infranta, era nobile. Il nobile è un uomo. Tutti gli altri sono feccia. E il nobile non è quello della monarchia, ma il nobile dell'anima. Egli riconosce la sua anima perché è nobile. Un ateo non può essere nobile, perché nel momento che diventa nobile, scopre la sua anima. E da quel momento crede. La fede ti obbliga a verificare se tale fede regga alle tue analisi di tale fede. E se sei giovane, quando scopri la fede, di solito è quella dei tuoi genitori, a meno che tu non li odi a tal punto da rifiutarli in toto. Per fortuna mia, una delusione provata nel vedere un prete comportarsi in un modo che non mi piaceva mi ha permesso di usare la mia intelligenza per andare ad analizzarla, la mia fede in quel Dio. Allora mi sono detto, se questi sono i ministri di Dio, questo non è il mio Dio. Avevo 12 anni. La mia coscienza si era fermata fino ai 18 anni.
Ero deluso che non esistesse un Dio, ma dentro sentivo la mia fede verso un Dio che sentivo esistere. E va bene, aspetterò, intanto vivo. A 18 anni, la prima seduta spiritica con il bicchierino. Lo so che molti di voi l'hanno fatta una seduta. Per me si è aperto un mondo. Finalmente qualcosa di speciale che mi potrà permettere di scoprire se c'è un altro Dio. Poi, nel 1973, ho scoperto l'entità A e il cerchio Firenze 77. Avevo trovato la mia strada, il mio modo di cercare Dio. E ora ho trovato il mio Dio. E Dio lo conosco. Lo conosco nella misura in cui io sono in grado di concepirlo. Ma voi, quale Dio concepite? Il vostro? O materia o spirito?